Allora, siamo qui a San Benedetto con Umberto Jacopo Lauretti, pianista sanbenedettese, che diciamo, svolge attività concertistiche un po' in tutta Italia, anche all'estero, calcando diversi teatri nazionali e internazionali e oltre a questo anche un'attività di insegnamento presso il Conservatorio di Sassari. L'abbiamo catturato in un certo senso per fargli alcune domande, visto che è qui in vacanza, insomma in ferie per un periodo nella sua città natale, e gli vogliamo chiedere subito innanzitutto come concili appunto queste due attività, quella di pianista e quella di insegnante al conservatorio. Grazie a Elvira Pone e a Marta Grima di Riviera Oggi. Sono contento di fare questa intervista con voi, naturalmente. Dunque, io sì, conciliare queste due attività a volte è un po' faticoso perché chiaramente entrambe hanno bisogno di tempo, di studio, preparazione, anche a volte i viaggi comunque sono impegnativi, ecco, con la Sardegna. Comunque sicuramente un po' più scomodi, ecco, e quindi sicuramente molto sta nell'organizzazione, credo, nel avere un po' un programma di quello che si vuole fare, non so, nelle prossime settimane, mesi, così, e anche se magari non si rispetta giorno per giorno, ma tenere presente forse l'obiettivo a lungo termine, medio-lungo termine, e cercare di rimodularsi, quindi forse essere elastici e organizzati, ecco. Sì, certo, l'organizzazione. E parliamo della tua attività di pianista in concreto, le ultime tue cose che hai fatto, partecipazioni, ultimi concerti. Sì, ultimamente ho fatto molta musica da camera, nei progetti con Giuseppe Federico Paci, che è un clarinettista di origine, anche lui, diciamo, grottammarese. Stiamo portando avanti un progetto con Rota, Gershwin, e, insomma, poi anche altro repertorio più tradizionale, Brahms, Schumann, che è piaciuto molto in diverse sedi delle gioventù musicali, e poi anche un progetto in cantiere con un'altra violoncellista marchigiana, Chiara Burattini di Ancona, e adesso stiamo lavorando all'uscita del nostro prossimo disco. Che poi è stato anche lo stesso programma appunto che abbiamo registrato, è stato anche al centro di una serie di eventi online l'anno scorso durante la pandemia per la rassegna promossa dall'AMAT. E quindi ecco, ora siamo contenti di lavorare a questa cosa e di diciamo, chiudere un percorso che era iniziato in questi tempi anche un po' complessi sicuramente per lo spettacolo dal vivo. Ecco. Sì, questo, quindi queste, state lavorando su questo, poi ci sono altre cose in programma, partecipazioni, concerti. Sì, ho un paio di eventi, però stavolta da solo, da solista nelle Marche a settembre all'Ascoli Piceno Festival. Avremo uno spettacolo molto particolare con Davide Calvaresi, che si occupa di un'installazione video, anche il pianista Jacopo Fulimeni. Il pubblico potrà, tramite insomma, un sistema informatico selezionare un brano che viene estratto casualmente, e a questo associato un video e una coreografia anche. Quindi sarà uno spettacolo molto interattivo. Poi ho un concerto, un recital a Tolentino questo ottobre, e poi prossimamente a novembre vado a Copenaghen all'Istituto Italiano per presentare sempre il mio progetto italiano. Anzi, anche qualche cosa di danese per l'occasione, quindi insomma un po' di appuntamenti, diciamo, variegati, ecco, per il prossimo autunno. Benissimo, e finalmente siamo tornati, diciamo, nei teatri col pubblico dal vivo e dopo la chiusura, lo stop che è dovuto alla pandemia. E effettivamente è così, siamo tornati a pieno regime e comunque la pandemia ha inciso, ha ridotto, diciamo, ha influenzato le attività, diciamo, concertistiche anche. Beh, certo, è stato sicuramente un momento molto difficile per lo spettacolo dal vivo. Per esempio, il concerto che farò a novembre a Copenaghen era in programma 2 anni fa, quindi ancora abbiamo difficoltà a recuperare quello che si è perso, ecco, per fare un piccolo esempio concreto. Ecco. Però
Sicuramente ora siamo in una fase di esplosione dell'attività e fioriscono iniziative, ci sono anche molti fondi magari che prima erano un po' più difficili da ottenere, quindi insomma c'è stata sicuramente anche una buona congiuntura nella ripresa che speriamo insomma possa continuare, ma forse anche possa continuare con molta attenzione, perché in questa esplosione anche di eventi a volte forse si è un po' saturata la programmazione, o comunque sono fatte delle scelte un po' affrettate in alcuni casi, quindi però insomma siamo tutti contenti che si stia riprendendo a pieno regime anche qui da noi a San Benedetto, nella provincia, insomma, quindi no, cioè, è un buon momento, speriamo possa continuare, ma con più forse programmazione, ecco, di quanto sia stato fatto ultimamente. Bene, allora niente, auguri per tutte le cose belle che dovrai fare e che stai facendo, e grazie. Grazie a voi, è sempre un piacere. A presto.